La fiaba e la favola. Il termine italiano favola deriva dal termine latino fabula, che significa raccontare. Fabula indicava in origine una narrazione di fatti inventati, spesso di natura leggendaria. Le favole sono brevi racconti in prosa o in versi che solitamente hanno come protagonisti animali che incarnano caratteristiche umane, per esempio la capacità di parlare e di ragionare. Possono essere presenti anche esseri inanimati che interagiscono con i protagonisti. La favola è un genere letterario molto antico. I babilonesi utilizzavano questa forma di racconto e le favole più celebri sono forse quelle di Esiodo e Fedro, due autori dell'antichità. Il primo, un greco del VI secolo a.C., il secondo, uno scrittore romano del I secolo d.C. L'opera di questi due importanti autori influenzò la narrativa di tutti i periodi successivi. La fiaba invece nacque un po' più tardi come evoluzione dei racconti popolari e tra gli autori più noti, ad esempio, ricordiamo i fratelli Grimm, autori di Cappuccetto Rosso, Biancaneve oppure Hansel e Gretel. La favola è un racconto molto breve che ha per protagonisti animali antropomorfi, ossia animali che assumono le caratteristiche tipiche degli esseri umani, parlano, hanno sentimenti, mostrano una certa personalità e diventano dunque una metafora dell'agire umano. Tale modo di descrivere un comportamento o un concetto astratto attraverso un racconto, un'immagine, si chiama rappresentazione allegorica. Attraverso i personaggi animaleschi, la favola evidenzia i vizi e i difetti della società, i quali si rendono evidenti attraverso la morale, ossia il messaggio, l'insegnamento che la favola vuole trasmettere al lettore. Il resto del contesto, e si allude alle ambientazioni, alle cornici e alle situazioni, rimane realistico e le ambientazioni fanno solo da sfondo alla vicenda. Nella Cicala e la formica di Esopo, ad esempio, si racconta la storia di una cicala che passò tutta l'estate a divertirsi prendendo in giro la formica, che invece lavorava senza sosta per fare provviste in vista dell'inverno. Giunta la brutta stagione, la cicala si trovò a morire di fame e a dover chiedere aiuto alla formica, che invece si stava godendo i frutti del suo duro lavoro. In questo caso, la morale della favola fa capire che chi non si impegna non raccoglie nulla e prima o poi se ne pente. La fiaba ha la stessa etimologia di favola, entrambe provengono dal termine fabula, raccontare. Sebbene favole e fiabe abbiano molti punti in contatto in comune, oltre alla comune etimologia, i due generi letterari sono tuttavia diversi. I personaggi e gli ambienti delle fiabe, orchi, fate, folletti, sono fantastici, mentre quelli delle favole sono animali con un linguaggio e un comportamento tipici dell'uomo, che esprimono realismo. La favola è accompagnata da una morale, ossia un insegnamento relativo a un principio etico, un comportamento che spesso è formulato alla fine della narrazione. La morale nelle fiabe in genere è sottintesa e non centrale ai fini della narrazione. La fiaba è un racconto più lungo che vede per protagonisti esseri umani come principesse, maghi, re, cavalieri oppure creature immaginarie come orchi, fate o draghi. Tale genere prende spunto da credenze e valori popolari per narrare una storia in cui l'elemento magico si intreccia continuamente con le avventure vissute dai personaggi e diventa una parte importante della trama. La fiaba inoltre termina sempre con un lieto fine in cui il bene riesce a trionfare sul male. Nella favola invece non è raro che il personaggio che il lettore identifica come buono finisca male. Ad esempio, la favola di Raperonzolo dei fratelli Grimm.
Una coppia di sposi viveva accanto a un meraviglioso giardino protetto da alte mura che apparteneva a una potente strega, conosciuta come Dama Gothel. Essi desideravano ardentemente un figlio e quando la donna rimase finalmente incinta, fu presa da una grande voglia di mangiare raperonzoli che crescevano nel giardino della vecchia strega, che pretese in cambio di ricevere la nascitura, cioè la bambina quando sarebbe nata. Il tempo passò e nacque una bella bambina. La strega la prese con sé e le diede il nome di Rapunzolo, strappandola ai genitori. Quando la bimba compì 12 anni, la rinchiuse in un'alta torre senza porte e senza scale, all'interno nel mezzo del bosco. Rapunzolo aveva lunghi capelli dorati che teneva legati in una treccia e quando la strega andava a trovarla le gridava di sciogliere la treccia per arrampicarsi sui suoi capelli in modo da poterla raggiungere. Un principe che passava da quelle parti si innamorò della ragazza e dopo averle dichiarato tutto il suo amore le chiese di sposarlo. Rapunzolo, nonostante l'iniziale spavento, finì con l'accettare la proposta e insieme al principe pianificò la fuga dalla torre. Egli sarebbe tornato tutte le notti, poiché di giorno vi si recava la strega e le avrebbe portato della seta che lei avrebbe tessuto fino a darle la forma di una scala con cui avrebbe potuto scendere dalla torre e scappare da là.